Il Dipartimento di Costruzione e Restauro dell'Università di Firenze formula una denuncia molto seria, molto grave, peraltro già avanzata nei confronti del sindaco il 16 febbraio, che non ha ottenuto risposta. Questo testimonia l'incapacità, la gravità con cui è stato condotto questa azione nei confronti della redazione del piano di ricostruzione, un piano di ricostruzione che viene definito un copia incolla di strumenti, di elaborati, di altri. Questo è gravissimo, questo inficia tutto il piano di ricostruzione, testimonia la superficialità, devo dire la cialtroneria politica condotta da questa amministrazione, che ha portato ad un piano che viene di fatto smantellato perché viene considerato un piano utilizzato in maniera impropria, usiamo improprio per usare un termine elegante, viene copiato sostanzialmente, viene fatta questa denuncia che il sindaco sapeva fin dal 16 febbraio. A questo punto noi esigiamo che ci sia una risposta immediata del ministro Barca, al quale è stato indirizzato questo documento, le dimissioni immediate dell'assessore alla ricostruzione Di Stefano, che è l'autore di questo taglia e incolla, e soprattutto andremo a valutare con molta attenzione il lavoro che è stato svolto da questi 11 esperti che sono stati presi da Cialente per la redazione del piano di costruzione. Vogliamo sapere quando sono venuti, cosa hanno fatto, cosa l'hanno elaborato, perché sono stati pagati, quando di fronte a questa situazione ci rendiamo conto che sono state compiute delle cose di una gravità incredibile a danno della città. Quindi dal ministro Barca alle dimissioni di questa amministrazione incompetente e inconcludente, alla necessità che rientri rapidamente questo piano di ricostruzione della città, che venga valutato alla luce delle tante osservazioni che sono state di fatto messe da parte precedentemente da Cialente, e oggi capiamo perché, e a questo punto diventa ancora più evidente e necessaria una commissione sulla ricostruzione, proprio perché questo tipo di situazioni, che evidentemente sono state volutamente sottaciute fino ad oggi, non possono rimanere così, come dire, nel cassetto, ma vanno messe di fronte alla città, che ne deve prendere atto e conoscere bene con chi abbiamo avuto a che fare. Come lui dice, di solito si va al bar, si discute al bar. Lui evidentemente è un frequentatore di bar, continui pure a frequentarli, perché di fronte a queste risposte siamo veramente increduli e imbarazzati. Stranamente in questo comune c'è un assessore ai lavori pubblici che ha un riferimento nella commissione ai lavori pubblici, c'è un assessore alla legalità, trasparenza, affari generali che ha un riferimento nella commissione di vigilanza. Stranamente il mega assessore alla ricostruzione non ha una commissione alla ricostruzione. È singolare, è incredibile. Non si riesce a capire, ma oggi cominciamo a comprendere il perché, perché c'è il terrore da parte di questa amministrazione, sottolineo il terrore, che si possa cominciare a conoscere, mettere le mani sui documenti, capire cosa sta accadendo. Questo documento dell'Università di Firenze è drammaticamente evidente nella sua chiara ed evidente denuncia, ed è chiaro che noi adesso continuiamo a chiederlo e continueremo a chiederlo proprio denunciando la paura di questi signori di evidentemente far conoscere alla città come hanno operato e come stanno operando, quanto ai costi. Se ha così con problemi Cialente, diciamo tutti fin da oggi che i componenti di quella commissione devolveranno ad associazioni di volontariato, associazioni culturali, il gettone di quella commissione. Non ci interessa assolutamente nulla di questo, forse interessa lui, magari si comincia a preoccupare delle tante volte che non ha avuto il numero legale nella passata legislatura e che facevano spendere al comune migliaia di euro per riunioni che non concludevano nulla. Si preoccupi magari di questo. Non ci saranno costi aggiuntivi, perché tutti noi, a cominciare dall'opposizione, chi ne farà parte, devolverà il gettone ad associazioni di volontariato o ad associazioni culturali, quindi questo non è un problema. Il vero problema è che hanno paura di una commissione che cominci a scavare e capire quello che non hanno saputo fare, o meglio, quello che drammaticamente hanno fatto, questa incapacità, questa cialtroneria, ripeto, nell'eseguire questo piano di ricostruzione, che oggi chiediamo con chiarezza torni in Consiglio Comunale e ci torni dopo aver fatto il giro amministrativo che è necessario, quindi le osservazioni delle tante associazioni di categoria, degli ordini professionali, la conferenza dei servizi, la commissione, che chiediamo ancora con più forza a questo punto. Spero anche qualche giovane ragazzo che pensa di essere all'opposizione abbia compreso chiaramente cosa significa fare l'opposizione, perché questi documenti sono evidenti, chiari, trasparenti e testimoniano di fronte a che cosa siamo in questo momento con questa amministrazione. Il ministro Barca è stato sollecitato dal sottoscritto questa mattina nella persona del suo capo di gabinetto. Esigiamo una risposta in tempi rapidi, anzi immediati, per capire che intende fare il governo di fronte a questa presa in giro degli aquilani e che purtroppo non ci farà fare una bella figura in tutta Italia.